Bravi, bravi. Bravissimo. Complimenti. Grazie, e vorremmo dedicare questa vittoria chiaramente alla straordinaria interprete che ha cantato insieme a noi, Didi Bridgewater. Grazie. Certo, grande applauso anche a Didi Bridgewater. Allora siamo giunti al termine di questa magnifica, direi, manifestazione che è iniziata un po' con... abbiamo il sindaco, un attimo, chiedo scusa. Buonasera. Innanzitutto per ringraziare voi della vostra bellissima partecipazione a questo festival, siete stato il filo conduttore di queste grandi serate, e se mi consentite vi diamo il simbolo che abbiamo adottato per il quarantennale, e cioè la serenata alla Cammelia di Romano Gazzara, a lei e alla signora Carlucci. Grazie. Con grandi complimenti, se mi consente, già che c'è un attimo, forse è doveroso da parte mia rivolgere qualche ringraziamento. Non lo faccio, non mi dilungo, ma direi che per realizzare questo festival ci è voluta molto coraggio e molto lavoro. Io a tutti coloro che hanno collaborato dico un grande grazie, e lo rivolgo in particolare agli artisti che sono stati l'anima di questo festival, questa spettacolosa orchestra che è la differenza rispetto al passato. Io credo che non si potrà più tornare indietro senza orchestra, e credo senza i cantanti stranieri. E poi, se mi consentite, a tutti coloro, le forze dell'ordine, agli operai che hanno messo insieme questo palafiori in pochissimo tempo, e un saluto, se mi consentite ancora, fra qualche mese questo diventerà il più importante mercato dei fiori internazionale, speriamo, d'Europa. Io voglio ringraziare il ministro Calogero Mannino, ministro dell'Agricoltura, che ha consentito la realizzazione di questo grande, spettacoloso manufatto, l'impresa costruisce Maltauro, e un saluto a tutti i floricoltori della Riviera che qui avranno motivo di lavorare. E un grazie a tutti voi, e arrivederci al prossimo festival, che spero sia grande, anzi sicuramente grande come questo. Grazie, grazie. La ringrazio molto, scusami. John, io prima di chiudere voglio fare un piccolo ringraziamento a due persone. Anzitutto a Renato Pozzetto. Sì. Renato Pozzetto, che ci ha regalato dei momenti molto divertenti, e quindi di conseguenza a Dash, che era lo sponsor ufficiale del festival, e poi a Feliciana Iaccio, che non abbiamo potuto salutare prima, ma che ha tenuto con noi, per noi, i contatti con la società demoscopica Telecontatto. E poi il sindaco si è ringraziato da sé, però volevo ringraziare anche il comune di Sanremo che ha permesso tutto questo. Direi che è sottinteso. Io direi anche di ringraziare tutto sommato chi è stato il più, diciamo scherzosamente, bastonato, Aragozzini, il quale poi alla fine pare che il festival sia piaciuto. È iniziato un po' lentamente, pare che sia migliorato. Io non ho parole per ringraziarvi, è la mia prima esperienza come presentatore di un festival, anzi padrona di casa, presentatrice lei. Ringrazio soprattutto Gabriella. E io ringrazio te, Johnny. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Vi ringrazio. Questa di cuore. Questa è la chiusura del 40° festival di Sanremo. Thank you.